Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Questo è un video che dovevo fare domenica sera più o meno, o meglio sabato, oppure meglio venerdì, insomma quando è uscita proprio la notizia. Ovvero, Lorenzo Insigne ha rinnovato, finalmente dopo mesi e mesi di tira e molla tra lui e De Laurentiis e l'entourage, finalmente è arrivata la notizia ed è ufficiale. Lorenzo Insigne ha rinnovato il contratto fino al 2022, guadagnando 4 milioni e mezzo netti più bonus, e quindi il suo stipendio si aggirerà intorno ai 5 milioni, diventando il calciatore più pagato del Napoli, ecco. Notizia più importante del rinnovo è che De Laurentiis non gli ha inserito nessuna clausola. Per quanto ha detto De Laurentiis, lui, Hamsik e gli pare Reina sono gli unici tre giocatori, probabilmente più altri, che non hanno la clausola. E questo per me è un fatto che mi assicura, diciamo così, e che Insigne probabilmente prenderà la strada di Hamsik, diventando una bandiera. Hamsik, quando si ritirerà, diciamo, consegnerà il trono ad Insigne. Almeno questi sarebbero i piani della società e del giocatore stesso, che ha sempre detto di voler rimanere nel Napoli. Sono molto contento per questa notizia, perché perdere Insigne sarebbe perdere quasi come un fratello. Poi un napoletano che indossa la maglia del Napoli lo vedi raramente come cosa. Insigne nell'ultimo periodo sta giocando veramente bene, sta avendo continuità e spero che abbia questa continuità. Anno in anno migliora ulteriormente, però una cosa gli chiedo: non fare tiri a giro quando non ne hai la possibilità, oppure quando sei costretto. Insomma, cerca di essere più fantasioso, dai, nelle conclusioni. Ma comunque la colpa di Insigne è che ha dei tifosi come noi e come me, o meglio una piccola percentuale. Quei tifosi che lo criticano, e io sono uno di quelli, io lo ammetto, che sbaglia in qualunque piccolo momento. Ecco, da questo rinnovo vorrei che, questo è il mio automessaggio, perché me lo dico a me stesso, che Insigne bisogna coccolarlo meglio, bisogna incitarlo molto di più. Ovviamente non deve essere, come dire, levato dalle critiche, però deve essere più coccolato, un po' più protetto. Comunque, ribadisco, sono molto contento per questa notizia. La seconda notizia che voglio parlare di questo video, per agganciarmi un po', è il solito teatrino De Laurentiano in conferenza stampa. Principalmente ha detto due cose: una, diciamo, notizia di mercato, se possiamo definirla tale, e una frecciatina. La notizia di mercato è che ha detto che probabilmente prenderà un portiere tra i 25 e i 27 anni. L'unico nome che circola negli ultimi giorni e che la fascia d'età comprende tra i 25 e i 27 anni è Wojciech Szczęsny. Quindi questo è un nome che mi è uscito, ma è già uscito da parecchi giorni, parecchie settimane, quindi non si sa. Io non dico niente, io non ho detto niente, non facciamo i soliti film in testa. La frecciatina è probabilmente, non ha detto il nome, a Mertens. In primis ha detto che è noioso allenare i soliti giocatori. Infatti Juventus, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco si annoiano allenando sempre i soliti. Queste squadre fanno piccoli ritocchini, ma alla fine sono sempre la stessa squadra. Infatti è noioso allenare sempre i soliti, vero? La seconda frecciatina è che Mertens, se vuole rimanere a Napoli, oddio, se ci sono persone, ha detto proprio così, se ci sono persone che vogliono rimanere a Napoli, non si devono far influenzare dalle persone anti-Napoli esterne. Questo è il mio pensiero, va a pensare Mertens con la moglie, che la moglie starebbe dicendo a Mertens: lasciamo Napoli. Questo è tutto un film
che sto dicendo, poi dite voi se se ragione, se poi mi dite voi. E insomma, a parer mio, il classico presidente sta iniziando a apparecchiare la tavola per mettere le mani avanti. Solita cosa, sappiamo tutto quanto, ma io solita. Purtroppo non è nuovo a queste sceneggiate teatrali. Poi un altro attore, perché io lo chiamo così, attore 1 della Prentice, attore 2, è uscito anche un attore 2 in questa faccenda, ma non tanto una faccenda, diciamo sabato è uscito fuori questo attore, ovvero Maurizio Sarri. Che ha detto Sarri in conferenza stampa? Ha detto, o meglio avrebbe detto, io potrei lasciare Napoli perché nel mio contratto c'è una clausola. Ha detto una roba del genere. Però secondo me ha voluto dire, Sarri, se De Laurentiis non fa una squadra, io me ne vado. Giustamente. E io, se la vogliamo leggere in questo modo, io sto dalla parte assolutamente di Sarri. Se arrivi secondo o arrivi terzo, non me ne fotte un cazzo, devi fare un mercato della Madonna, perché altrimenti non puoi nominare la parola scudetto. Punto. Perché la realtà è questa. Comunque, fatemi sapere il vostro pensiero su questa sceneggiata teatrale tra le varie frecciatine di De Laurentiis verso un giocatore che non ha detto il nome, ma per me può essere Mertens, e di Sarri che manda una sottospecie di frecciatino, un messaggetto a De Laurentiis, e poi lasciate un like per il rinnovo di Insigne. Ci vediamo al prossimo video. Anzi, ultima cosa, suggeritemi un argomento che io possa affrontare. Se siete del Napoli, affronto con piacere. Se siete di un'altra squadra, cercherò di fare un mio video da esterno con più neutralità possibile. Quindi consigliatemi gli argomenti, se volete. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, tutto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, come l'ho sempre detto. Ciao, voglio!